let me know. Lei ha richiamato Massimiliano Alaimo, l'avevo visto passare qui, lo chiamiamo insieme così. Massimiliano Alaimo è sicuramente, io è un giudizio assolutamente personale, lo ritengo fra i più grandi chef del mondo, fra i 3-4 italiani più importanti, ma per questo aspetto creativo e innovativo, sorprendendo di volta in volta con il gusto e con l'immagine proprio. Raffinatissimo Alaimo. Quindi, ecco qui, sta arrivando. Massimiliano, parlavamo di te. Parlavamo di te, Massimiliano. E io Massimiliano l'ho visto che aveva 22 anni. Parlavate di foto di quanti anni fa? Di 20... Non ancora indagare 25. Oltre. È oltre l'immagine, ma non oltre. È un quarto di secolo. Massimiliano, tu prima dicevi appunto l'emozione che in qualche modo ogni piatto, ogni costruzione del piatto ti dà. Forse è la prima, è il primo sintomo che fa anche un piatto vincente, cioè una grande emozione dentro, poi si riversa sulla esecuzione del piatto. Ma dico sempre che la riuscita di un'esperienza gastronomica sia data in parte da, sì, per carità, anche da chi la prepara, dagli ingredienti che rappresentano in realtà la vera forza, la vera energia, ma anche da chi fruisce del cibo. C'è una misura introspettiva in quello che noi assaporiamo, che è esattamente ciò che noi vogliamo trovare in una pietanza. Per cui quando un ospite mi fa i complimenti, in realtà glieli rimando, perché gli dico... Hai trovato quello che... Sì, la cucina è questo, è così anche nell'immagine, no? Ognuno vede e trova ciò che cerca. E poi qui mi sono preso alcuni appunti di tuo, sì, un bellissimo discorso iniziale. E parlavi dei 5 sensi e un 6° senso. Sì, credo che la nostra sensorialità sia finalizzata ad andare oltre, per cui andare a cercare quello che viene definito come 6° senso, che è il senso dell'immortalità, il senso più profondo della nostra esistenza, che è il non senso, è l'aspetto energetico, poi ognuno dà una lettura, una dimensione assolutamente personale.